Chiesa gremita, tanti colleghi e amici, oltre a parenti e istituzioni, a rendere l'ultimo saluto a Luigi Ippolito, il pilota dell'elicottero precipitato sabato 5 novembre con a bordo altre 6 persone, oltre Ippolito, momenti di grande commozione tra i presenti, tra cui anche l'amico fraterno Giorgio Telesforo e rappresentanti delle istituzioni con il gonfalone della regione Puglia e della città di Foggia. Queste sono giornate tristissime per Foggia e per tutta la Puglia, perché che un tragico evento ha strappato 7 persone, di cui 3 della provincia di Foggia, 2 piloti e un medico, e noi ci auguriamo che tutto ciò non avvenga più. Noi ci stringiamo chiaramente vicino, come comunità, vicino a queste persone, a queste famiglie che chiaramente subiscono per prime un dolore che però tocca tutti noi. Siamo qui vicini perché è un lutto non solo cittadino, ma sicuramente è un lutto dei cuori, è un lutto della comunità. All'ultimo saluto al pilota anche la famiglia Puccillo, proprietaria della società Lidaunia, che effettua il servizio navetta da e per le isole Tremiti. L'omelia è stata celebrata dal vicario generale Don Giulio Dalmaso. Oggi abbiamo perso un'eccellenza foggiana ed è giusto che questa città abbia proclamato il lutto cittadino. Dopo questa importante sostenibile parte, così bene, così si è scelto. Da quando mi avete chiesto di celebrare questo rito, vi ho già confessato questa cosa, ho scelto diverse telefonate. Molte di queste sfide stima nei confronti di cui ci volevano diverse persone, diversi amici o amici famiglia, comunque i nostri concittadini. Farsi presenti per dire la loro stima, la loro amicizia, l'encomio, che si può dire una parola di molto amici. Tuttavia, al contempo, stando nella strada, perché il mio inizio è quello di abitare la strada della nostra città, sono 3 miei cesani, mi conoscete, sto sempre nella mia parrocchia che è piantata nel suo territorio, nel nostro centro storico di Foggia, purtroppo sento anche molte parole spiacevoli. Vogliamoci a cuore, mi cari, vogliamoci a cuore.